Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi 25 maggio ricordiamo il venerabile Beda. Ascoltiamo la sua storia. Non conosciamo molto di Beda. Sappiamo soltanto che a 7 anni venne affidato ai benedettini del monastero di San Pietro a Wearmouth, oggi Sunderland, che lo istruirono. Il primo che si prenderà cura di lui sarà San Benedetto Biscop. Rimase tra i benedettini facendosi monaco e ricevendo verso i 30 anni l'ordinazione sacerdotale. Non divenne né vescovo né abate. La sua vita sarà studio e insegnamento e i suoi unici momenti di ricreazione, preghiera e canto corale. La sua materia fu la Bibbia, che insegnò con un metodo nuovo. Ricorreva agli autori dell'antichità pagana perché conosceva il greco e utilizzava le tecniche scientifiche del suo tempo. Già da vivo, chiamato venerabile, scrisse moltissimi libri di argomenti diversi, tra cui il Liber de loquela per gestum digitorum, famoso in tutto il Medioevo perché insegnava a fare conti con le dita e fino al 1063 indicò la data pasquale attraverso calcoli astronomici. Nel 1899 Papa Leone XIII lo proclamò santo e dottore della Chiesa. Beda morì a Jarrow, dove insegnò per molto tempo, e lì venne sepolto. Successivamente il re Edoardo, il confessore, farà trasferire il corpo nella cattedrale di Durham. Dal pensiero di Beda attingerà il Concilio Vaticano II. Verrà citato nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa e nel decreto Ad Gentes sull'attività missionaria. San Beda, che si è meritato questo appellativo di venerabile, oggi noi lo ricordiamo per una sua particolarità. Era molto molto originale, perché per spiegare la Bibbia, a differenza dei tanti che c'erano nel suo tempo, lui aveva un approccio particolarmente aperto a che cosa? Al mondo che lo circondava. Quindi testi classici del mondo greco, mondo latino, quindi stiamo parlando di cultura pagana, non di cultura già cristiana di per sé, ma anche le conoscenze scientifiche del tempo e, perché no, a volte anche qualche culto pagano, era lì messo insieme come un territorio di dialogo comune per riuscire a comunicare la bellezza del Vangelo, il messaggio di Cristo, a tutti quanti che lo ascoltavano, soprattutto il popolo. E noi l'accogliamo come provocazione, perché la Chiesa ha accolto assolutamente questa maniera di predicare il Vangelo, che chiamiamo inculturazione, ossia il modo in cui ogni cultura, in base a ciò che conosce, le tradizioni che ha, può iniziare a poter masticare il cristianesimo, proprio un cristianesimo che inizia a parlare il linguaggio di quella specifica cultura. È uno sforzo che però non finisce mai. Allora anche noi, proprio personalmente, ogni giorno cerchiamo un po' di rendere la nostra testimonianza di cristiani con il linguaggio della nostra contemporaneità. Incuriosiamoci di ciò che comunica in questo mondo e non disprezziamo quelli che sono i messaggi che provengono da altri tipi di mondi che forse consideriamo lontani, perché la verità sa parlare per mezzo di tanti e tanti canali. Quindi forse in uno di questi possiamo inserirci anche noi per completare tutto con la figura di Gesù Cristo. E quindi ci affidiamo all'intercessione di San Beda, che per primo, possiamo dire, uno dei primi ha avuto questa grande intuizione. San Beda, prega per noi.